Presidente della SEMAT Cardinale, allora una partita sentita, una partita per dimenticare lo smacco dell'andata, quindi è andata meglio? Sì, diciamo che lo smacco dell'andata ci ha messo un po' in crisi perché ci ha fatto un po' dubitare sul campionato, poi però ci siamo ricompattati, abbiamo anche puntellato un pochino la squadra e i risultati si vedono, perché da quella sconfitta col Gaeta proprio a Fondi questa è l'undicesima vittoria consecutiva, quindi chiaramente siamo felici e voglio dire che la squadra sta rispondendo e speriamo, mancano ancora 3 partite, speriamo appunto di continuare così. Primo tempo c'era un po' di paura forse, no? Ma io penso che il primo tempo, il Gaeta è una buona squadra, non dimentichiamo questo, il Gaeta è una squadra esperta, è una squadra di valore e molto probabilmente forse il Gaeta ha avuto un calo fisico nel secondo tempo e noi abbiamo retto di più, perché infatti il secondo tempo loro, sì, noi abbiamo sbagliato 3 rigori, ok, però la partita è stata abbastanza equilibrata, infatti è terminata 11-10. Il secondo tempo penso che noi abbiamo retto più fisicamente e loro sono calati. Forse più cambi a la SEMA rispetto al Gaeta, qualche cambio in più rispetto... Sì, ecco, forse noi avevamo qualche uomo in più in panchina, per cui c'è stata la possibilità di mantenere gli uomini più freschi. Torniamo alla partita dell'andata, rispetto a questa regione, qual è stata la differenza? I rinforzi oppure il cos'altro? Ma allora, intanto noi avevamo già una squadra molto forte che primeggiava, diciamo era prima, seconda in classifica, quindi i rinforzi senz'altro ci hanno portato un po' di esperienza in più, qualcosa in più, ecco. Però penso che noi la partita di andata a Fondi l'abbiamo sofferta sotto l'aspetto psicologico, essendo una squadra più giovane rispetto a giocatori del Gaeta che sono più esperti e hanno saputo gestire a livello psicologico meglio la partita. Come l'ha visto questo Gaeta? Che cosa può fare in futuro? Il Gaeta, come ripeto, senz'altro è un'ottima squadra con degli ottimi elementi, certo dovrà un po' ringiovanire secondo me, perché avendo giocatori intorno ai 39-40 anni non c'è il futuro, no? Quindi c'è senz'altro da innestare qualche giovane e poi penso che il Gaeta possa, come da tradizione, fare sempre delle grandi cose. Il prossimo turno ci stiamo alzando, quindi credo che il risultato lì significa a 1, credo. Allora, Città Sant'Angelo è un'altra partita molto difficile, io la paragonerei a questa di oggi. E sarà un ostacolo notevole e per superarlo dovremo mettercela tutta come abbiamo fatto oggi. Superato Città Sant'Angelo certamente, abbiamo poi il Tavernelle a Fondi che è penultimo in classifica e poi abbiamo il Falconara fuori casa e sono 2 partite abbordabili. Certo, io penso che vincendo sabato prossimo, se ci riusciamo, avremo fatto almeno il 90%, ecco, penso. Grazie, alla prossima. Grazie.